Bentornati ai Forum CNPR, ringrazio tutti voi che ci dedicate la vostra attenzione e seguite gli appuntamenti settimanali organizzati dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili guidata da Luigi Pagliuca. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata al 7° Forum Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili organizzato da Italia Oggi e patrocinato dalla CNPR. Un evento di approfondimento sulle novità legate alla riforma fiscale e alla legge di bilancio 2024. Anche oggi il nostro compito è quello di raccogliere le opinioni e le proposte dei protagonisti dell'evento, ma da diversi punti di vista, perché sono intervenuti esponenti della politica, delle istituzioni, dell'amministrazione finanziaria e della categoria. Partiamo subito ascoltando l'intervento dei tre ministri intervenuti. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha parlato di legge di bilancio 2024. Poi Raffaele Fitto, ministro degli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, che ci dirà a che punto siamo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E infine Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per uno sguardo sul futuro energetico del nostro Paese. In questi mesi il governo ha lavorato intensamente e sta lavorando intensamente ai decreti di attuazione della riforma fiscale in coerenza con le misure e gli orientamenti contenuti nella manovra di bilancio per il triennio 24-26. Una manovra di bilancio realistica e responsabile, finalizzata a favorire la crescita e l'occupazione con interventi mirati e selettivi, soprattutto a sostegno delle famiglie e dei lavoratori a basso reddito, orientando le scelte al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenendo conto di un contesto economico internazionale complesso e caratterizzato da incertezze geopolitiche in continua evoluzione. Non nascondo le difficoltà, però voglio ribadire che questo tipo di comportamento ha maturato la fiducia da parte dei risparmiatori italiani che sono tornati a sottoscrivere i nostri titoli di Stato e ha maturato anche la fiducia degli osservatori internazionali con i giudizi positivi delle agenzie di rating. E quindi questo comportamento e ha orientato a consolidare quello che è un tratto fondamentale per la gestione del nostro bilancio e anche del nostro debito, e cioè la fiducia. Unitamente al saluto e al ringraziamento per questo invito, voglio rivolgere alcune considerazioni rispetto a quello che è il tema oggetto di questo mio intervento, cioè lo stato di attuazione e avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non mi dilungo sulle ragioni originarie collegate all'attuazione del piano, vorrei concentrarmi su alcuni obiettivi raggiunti che sono quelli della terza rata del piano, che ha visto un lavoro molto complesso di verifica con la Commissione europea, delle modifiche presentate sulla quarta rata e degli obiettivi raggiunti e presentati sulla quinta rata. L'Italia ha raggiunto, con un confronto costante e costruttivo con la Commissione europea, gli obiettivi della terza, della quarta rata e della quinta rata. Abbiamo già ottenuto e incassato le risorse della terza e della quarta rata e in questi giorni è in atto la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della quinta rata. In tutto questo il governo Meloni ha compiuto una scelta molto rilevante ed importante, che è quella di mettere in campo la revisione del piano. Un tema molto delicato che fino a pochi mesi prima dell'avvio di questa revisione veniva considerato impossibile, che invece è stato portato avanti con serietà e con spirito costruttivo nel confronto con la Commissione europea. Questo ci ha consentito di poter raggiungere due risultati. Il primo, quello di una revisione finanziaria pari a 21 miliardi di euro, che ha consentito anche di poter ricalibrare le scelte dal punto di vista finanziario su interventi molto più importanti, efficaci e necessari rispetto a quando fu programmato il piano. Mi riferisco per esempio ai 12 miliardi di euro rivolti alle imprese o agli 11 miliardi di euro che costituiscono il capitolo aggiuntivo per il Repower EU, per poter dare una risposta alla crisi energetica, per fare alcuni esempi molto concreti e chiari. E in questo contesto abbiamo poi anche affrontato il tema della revisione degli obiettivi di tutte le rate, rendendoli realistici e raggiungibili. In questo contesto abbiamo previsto la modifica degli obiettivi dalla quinta alla decima rata, quindi con una visione
complessiva del piano per realizzare un lavoro che possa andare incontro alle esigenze reali del nostro paese e soprattutto poter vedere anche la messa a terra dei progetti, così come si suol dire, cioè la capacità di spesa che ha da sempre rappresentato un limite per il nostro paese. Lo ha rappresentato per le politiche di coesione, cioè le risorse che tradizionalmente sono state assegnate al nostro paese, e lo potrebbe rappresentare ancora di più per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Invece abbiamo messo in campo una scelta che non solo ha coordinato e sta coordinando le politiche della coesione con quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e su questo vareremo una riforma organica della politica di coesione concordata con la Commissione europea come nuova riforma all'interno del PNRR, per poter utilizzare bene in modo coordinato le risorse sia della coesione che del PNRR. Ma al tempo stesso abbiamo messo in campo anche una strategia per poter accelerare sul fronte della spesa. Non è un caso che nei prossimi giorni saremo impegnati con l'approvazione di un decreto-legge che spingerà molto sul fronte dell'attuazione della capacità di spesa, con un processo di semplificazione delle norme, ma anche e soprattutto con la capacità di poter utilizzare bene e meglio queste risorse, anche e soprattutto nei tempi giusti, perché spesso nel dibattito sul PNRR manca un elemento che a me piace purtroppo ricordare e sottolineare, che è quello che a giugno del 2026 dovranno essere completati tutti gli interventi previsti all'interno del piano. È una grande sfida, è una grande opportunità non del governo Meloni, è una grande opportunità dell'Italia e dell'Europa, e dobbiamo essere in grado di poterla cogliere al meglio. Serve uno sforzo collettivo dell'intero sistema paese. Io penso che un parterre come il vostro sia assolutamente e debba essere attento a queste opportunità, soprattutto, come ho avuto modo anche in altre occasioni di confronto con voi di poterlo sottolineare, rappresenta certamente una opportunità di cooperazione, di collaborazione utile per poter avanzare nella spesa e nella capacità di intervento che il PNRR rappresenta. Su questo sono certo e convinto che avremo altre occasioni di confronto nei prossimi mesi, perché oggi, come ho detto, siamo impegnati nella predisposizione di un decreto-legge sull'attuazione del piano, ma gli impegni non mancheranno sia sul fronte della definizione per incassare la quinta rata, ma anche nel lavoro che porteremo avanti sulla sesta e sulla settima rata, che sono i due obiettivi del 2024. In questo contesto, la scelta che abbiamo messo in campo di una nuova governance ha rappresentato una novità assoluta e positiva, e i risultati penso che lo testimonino in modo molto chiaro, se è vero come è vero che l'Italia oggi è l'unico paese a livello europeo che ha ottenuto il pagamento della quarta rata e che ha richiesto il pagamento della quinta rata. La sfida che abbiamo di fronte è molto impegnativa, il lavoro serio che il governo ha messo in campo è un lavoro molto complesso, i prossimi mesi saranno fondamentali per dare attuazione e concretamente incidere su un elemento di fondo che vorrei ricordare. Quando fu predisposto il PNRR, l'Italia scelse di utilizzare al 100% delle risorse a debito. È bene ricordare tre numeri fondamentali della composizione del PNRR dal punto di vista finanziario. Ci sono 68 miliardi di euro a fondo perduto, 122 miliardi di euro che l'Italia ha preso a livello europeo a debito, l'intera quota assegnata all'Italia, e altri 30 miliardi di euro di piano nazionale complementare, cioè di risorse nazionali, sempre a debito. È evidente che questa grande mole di risorse a debito ha bisogno di un piano che consenta una crescita adeguata per poter rientrare da questo debito. E il tema della crescita si collega a quelle che sono state le scelte di fondo messe in campo con questa prima importante revisione che abbiamo affrontato del piano, e con l'esigenza di poter avere una spesa efficace, efficiente, che sia attuale rispetto anche allo scenario che noi abbiamo di fronte. Su questo percorso sono convinto che noi avremo la possibilità di affrontare una sfida così complessa, ma sono certo che l'intero sistema paese dovrà essere coinvolto in questa direzione. Quindi non è solamente il mio un saluto unito a queste considerazioni, ma anche un auspicio di poter avere altre occasioni di confronto e utili suggerimenti da parte di una platea di un mondo così qualificato come il vostro, per poter immaginare soluzioni e soprattutto per poter spingere in avanti la spesa del PNRR, l'attuazione del piano e quindi conseguentemente anche la crescita del nostro paese. Grazie e buon lavoro. L'elettrico ha 7 volte in meno i pezzi dell'endotermico, quindi chiaramente c'è una maggiore facilità. Non ha emissioni, non inquina, non inquina se l'energia elettrica è un'energia verde, non se è prodotta col carbone. E avrà, io credo, un grande futuro.
quello che sostengo, lo sostenevo nel passato quando ho presieduto il tavolo automotive al Ministero dello Sviluppo Economico, è che non può essere l'unica soluzione. Ci sono soluzioni, ci sarà un futuro per il motore endotermico ancora, che deve esserci un futuro, al di là di cosa pensava la Commissione europea fino a qualche giorno fa. Adesso qualcosa si sta muovendo, vedremo il risultato. E il motore endotermico con carburanti sintetici neutri, i fluel, con carburanti a bassa emissione. Noi sosteniamo i biocarburanti anche per un interesse nazionale, che hanno un minimo di emissione, ma che è compensata tecnologicamente, rendere neutro dalla captazione nel momento in cui si va alla loro produzione. Oppure all'idrogeno, che deve avere un grande futuro, perché determina la necessità di infrastrutture. Abbiamo già investito più di 3 miliardi e mezzo. L'iniziativa della grande centrale nucleare di Stato, ecco, questa mi sembra superata, ma superata perché la ricerca tecnologica è molto più avanti. Le scorie, domande sulle scorie, ma noi abbiamo una ventina di, chiamiamo, di cubi, che sono i cosiddetti cask, vetrificati delle scorie ad alta intensità. Sono in Francia, sono in Inghilterra, qualcosa in Slovacchia, che dobbiamo ritirare e Certo. mettere da qualche parte. Ma il problema scorie, o il problema rifiuti nucleari, è quello quotidiano, ospedaliero e civile. Immaginiamo gli aggeggini antifumo che ci sono nei vari uffici. Contengono scorie di tipo radioattivo che naturalmente vanno stoccate poi da qualche parte. E questo continua a aumentare di giorno in giorno. Noi dobbiamo dare una soluzione, non possiamo rimanere, purtroppo siamo rimasti 40 anni e quasi 40 anni, e rimanere con depositi provvisori in ogni angolo di provincia d'Italia. Sulla legge di bilancio abbiamo anche un flash di Lucia Albano, sottosegretario di Stato all'Economia, sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico. Il nostro patrimonio pubblico si aggira intorno, solo per quanto riguarda gli immobili, ai 300 miliardi di euro, di cui quasi 70 sono degli asset che non sono in uso. E poi ci sono terreni, ci sono ovviamente anche boschi, ma la valorizzazione del patrimonio pubblico non significa dismissione, significa proprio l'aumento del valore, e l'aumento di valore del patrimonio vuol dire anche aumento di valore relativo dello spazio, dello Stato, con un impatto sul debito pubblico che è di riduzione, con un boost economico importantissimo, l'aumento del PIL e tutto ciò che noi sappiamo essere un impatto positivo. Ma d'altro canto c'è anche un impatto positivo dal punto di vista ambientale e non da ultimo sociale. Abbiamo ascoltato la voce del governo per una panoramica sulla legge di bilancio del 2024 e sulle sfide che attendono il nostro paese. Ora ascoltiamo alcuni approfondimenti sulla riforma fiscale. Ascoltiamo alcune pillole del Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo in tema di accertamento e concordato. Penso per esempio al ruolo dei professionisti che potranno spiegare ai soggetti che diciamo rientrano nel perimetro del concordato, potranno spiegare che laddove ci sarà uno scostamento superiore al famoso 30% rispetto al concordato, questo accertamento lo si potrà fare con metodologie analitiche senza far ricorso a presunzioni. La cooperative compliance richiederà la certificazione del rischio fiscale e in particolare la certificazione del tax control framework, che è un tema che è assolutamente nelle corde del mondo dei dottori commercialisti. Il mondo dei soggetti ISA sotto lotto è di circa 1.400.000. Invece il mondo dei soggetti ISA sopra lotto è di 1.100.000. Ecco il punto nevralgico di questa materia. Molti dicono: ecco, il concordato è un meccanismo attraverso il quale si fanno sconti agli evasori, si incentiva l'evasione e via dicendo. Nulla di tutto questo. Perché?
Se andiamo a vedere i numeri, e questo è importante, capiamo che il mondo dei soggetti ISA sotto lotto, per questi soggetti gli accertamenti dal 2018, da quando sono entrati in vigore gli ISA ad oggi, non sono stati rilevantissimi. C'è stato anche il periodo Covid, ma negli anni no Covid gli accertamenti sono stati quasi dell'1%. Quindi ogni 100 contribuenti è stato accertato un solo contribuente. E ora un focus sul tema fiscale di Lucia Albano. Sappiamo che dal 1 gennaio le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che abbiano i ricavi annui entro i 65.000 euro applicano il regime forfettario, quello dei cosiddetti contribuenti minori. Questo era previsto nel decreto 146 del 2021. Queste realtà verranno esonerate in realtà di una serie di adempimenti IVA e saranno anche esentate dal versamento dell'IVA. Nel corso di questo evento sono intervenuti anche esponenti dell'amministrazione finanziaria. Ascoltiamo Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, al quale chiediamo un flash sull'evasione fiscale e un commento sulla cosiddetta cooperative compliance, un tema di grande interesse anche perché andrà a migliorare il rapporto fra fisco e contribuenti. Nel periodo 2016-2021 la differenza tra le somme attese e quelle effettivamente entrate nelle casse dell'erario si è ridotta di circa un quarto, in valore assoluto parliamo di circa 24 miliardi. L'evasione dell'IVA si è quasi dimezzata, scendendo da 35 a 18 miliardi. Stiamo parlando, per quanto riguarda la cooperative a cui lei faceva riferimento, che è uno dei temi della delega, ce ne sono altri ma ci saranno altre occasioni per parlarne. Stiamo parlando di un istituto che è stato reso operativo a suo tempo applicando le norme senza che allora, quando è iniziato ad essere attuato, ci fossero delle best practice cui fare riferimento, e in qualche modo l'appeal di quell'istituto è andato mano a mano crescendo fino a raggiungere al 31 dicembre scorso, se ricordo bene, circa 111 soggetti che sono stati ammessi a questo istituto, che garantisce a quei soggetti di rilevanti dimensioni un rapporto di collaborazione più trasparente ed evidente con il fisco attraverso un'interlocuzione costante con noi, con l'Agenzia di Entrate, un'interlocuzione anche preventiva, prima i problemi si dovessero manifestare, per valutare con gli operatori congiuntamente le situazioni che sono suscettibili di generare rischi fiscali. Ora dalla voce di Marco Tione, capo ufficio tutela entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza, sentiamo quali saranno le direttive operative della Guardia di Finanza per il 2024, tra repressione ma anche prevenzione. Do qualche anticipazione sul contenuto delle nostre direttive operative per il 2024. Due grandi pilastri, repressione e prevenzione. Repressione intendo tutta l'attività di contrasto a quei fenomeni particolarmente insidiosi, particolarmente gravi, quindi le frodi anzitutto, frodi fiscali inteso nella loro più ampia accezione, quindi faccio riferimento alle frodi attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, piuttosto che alle illecite esternalizzazioni di manodopera, piuttosto che alle frodi in materia di bonus agevolativi, un argomento di grande attualità. Altra priorità, sempre in termini di repressione, sarà costituita dal contrasto al sommerso d'azienda e quindi a tutte quelle forme di attività economica che vengono svolte in maniera occulta, quindi sottraendosi a tutti gli obblighi dichiarativi e contabili. In questo caso appare opportuno fare un riferimento all'evasione fiscale digitale, quindi all'evasione fiscale figlia del commercio elettronico. La Guardia di Finanza investe molto in questa attività, abbiamo ottenuto importanti risultati, soprattutto in materia di IVA, contestando l'IVA cosiddetta B2C, business to consumer, nei confronti di quei soggetti non residenti che vendevano sul territorio nazionale per il tramite di piattaforme digitali dei beni. Un'ulteriore attività di prevenzione misurabile che potremmo più che altro definire come supporto alla compliance è l'attività che la Guardia di Finanza indirizzerà nel 2024 nei confronti dei cosiddetti contribuenti inerti. Cosa intendiamo per contribuenti inerti? Come noto, l'Agenzia delle Entrate invia delle lettere di compliance, insomma le cosiddette lettere cambiaverso,
ci sono dei contribuenti che non rispondono, che non forniscono elementi giustificativi all'agenzia. Ebbene, la Guardia di Finanza e l'agenzia hanno un costante canale di collegamento e di comunicazione. Questi soggetti vengono segnalati alla Guardia di Finanza, che effettua un'ulteriore attività di analisi per verificare e riscontrare la sussistenza e quindi il permanere dei profili di rischio, e nei confronti quindi di questi soggetti connotati da elevati profili di rischiosità fiscale, la Guardia di Finanza indirizzerà un'attività ispettiva. Altro esempio di prevenzione misurabile: il blocco delle deleghe di pagamento è un'attività demandata all'agenzia. L'agenzia può bloccare, come noto, ai sensi dell'articolo 37, commi 49 ter e 49 quater del DL 223 del 2006, può bloccare gli F24 connotati da profili di rischio. Bene, la Guardia di Finanza da qualche mese ha proprio creato un flusso di comunicazioni tra noi e l'agenzia. Noi segnaliamo i crediti da bloccare, quindi l'agenzia può bloccare anche i crediti segnalati dalla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza nel 2024 darà un concreto contributo in termini di prevenzione, in termini di supporto alla compliance, ciò in totale coerenza rispetto allo spirito dialogico a cui è ispirata la riforma fiscale. La Guardia di Finanza è una forza di polizia, è molto capace ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, ma la Guardia di Finanza è anche capace di prevenire che tali patrimoni siano illecitamente accumulati. Quindi la prevenzione nel 2024 costituirà per noi un tema di centrale rilevanza. E torniamo a parlare di concordato con Giovanni Spalletta, direttore generale del Dipartimento Finanze del MEF. Ora sono state sollevate molte preoccupazioni per il fatto che in qualche modo soggetti poco affidabili che hanno dichiarato poco potrebbero essere messi in condizione di avere una proposta vantaggiosa, quindi di continuare a dichiarare poco sostanzialmente. Da questo punto di vista io credo che nell'elaborazione degli strumenti informatici che presiederanno alla formulazione della proposta bisognerà stare attenti e bisognerà proprio cercare invece di formulare la proposta in modo tale da avvicinare, ricondurre i contribuenti poco affidabili a livelli di accettabilità in termini di lealtà fiscale. Tendenzialmente ci si concentrerà verso l'obiettivo di scoprire i casi di evasione totale oppure di andare a stanare sostanzialmente sacche di frode. In particolare vorremmo destinare grande attenzione alle frodi IVA e soprattutto a quelle che vengono realizzate attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche. Poi dovremmo proseguire anche, ma quello diciamo implica anche un coordinamento a livello internazionale, con l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione amministrativa, quindi gli scambi di dati che negli ultimi anni hanno avuto una forte implementazione e possono fornire validi strumenti di ausilio in termini di acquisizione di dati che possono essere utilizzati proprio per concentrare l'attività di controllo sui comparti più pericolosi. Continuiamo con i nostri approfondimenti. Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ci spiega l'importanza di un sistema doganale unico a livello europeo, di una tassa sul carbonio. La nascita di un'unica autorità doganale europea sarà ad esempio una svolta per avere un'unica centrale dei rischi, per neutralizzare le merci illegali e quindi per impedire che merci contraffatte provenienti da paesi terzi continuino a dar vita a forme di concorrenza sleale. Un sistema doganale unico a livello europeo significa questo. Significa difendere l'intero sistema economico che si protegge dagli attacchi esterni in tempi, peraltro, di diffusione selvaggia del commercio elettronico. Il cosiddetto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che è una normativa sacrosanta dell'Unione Europea, è essenzialmente una tassa sul carbonio imposta ai beni importati da paesi al di fuori dell'Unione Europea che hanno regolamentazioni climatiche meno rigorose. Con l'attuazione da parte dell'Europa di politiche climatiche sempre più severe, in particolare per quanto riguarda le emissioni di CO2 consentite all'interno dell'Unione, questo meccanismo diventa fondamentale per contrastare la delocalizzazione di quelle aziende che spostano la loro produzione ad alta intensità di carbonio all'estero oppure importano beni ad alta intensità di carbonio per eludere i costi più elevati.
Andiamo avanti. In tema di contrasto all'evasione fiscale, sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il senatore Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica. Se andiamo a vedere i dati sull'evasione, siamo passati dai 120 miliardi stimati di qualche anno fa a 85 di oggi, quindi una grande riduzione in pochi anni. Come mai? Ma principalmente perché è stata introdotta la fatturazione elettronica. È di tutta evidenza che questa riduzione ha inciso in particolare e soprattutto sull'omessa fatturazione. Quindi è vero, c'è ancora un'evasione importante, ma riguarda soprattutto le altre tipologie e meno l'omessa fatturazione perché c'è la fattura elettronica. E ora voce all'opposizione. Ascoltiamo una breve intervista al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, che giudica la manovra fragile. La fragilità di questa legge di bilancio deriva dalle previsioni di crescita sottostanti. Il governo ha programmato una crescita dell'1,2% nel 2024. In realtà tutti i previsori, da ultimo la Banca d'Italia, che ha reso noto le sue stime a dicembre, prevedono lo 0,6 e lo 0,7. Allora è chiaro che se la crescita purtroppo sarà molto inferiore rispetto alle previsioni, saltano anche i conti che sono stati fatti sulle entrate e le spese del bilancio pubblico. A maggior ragione tenendo conto che nel frattempo è stato raggiunto un accordo sul patto di stabilità e crescita, sulle regole europee, ed è un accordo non positivo per il nostro Paese e quindi questa fragilità è molto probabile che si traduca in una necessaria manovra correttiva nei prossimi mesi. La crescita è sovrastimata perché? La crescita è stimata dall'OCSE piuttosto che dal Fondo Monetario, dalla Banca d'Italia, alla metà rispetto a quello previsto dal governo. È chiaro che la previsione di crescita si porta con sé le previsioni sulle entrate e se tu cresci di meno ti entrano meno soldi nel bilancio pubblico, c'è il rischio che il deficit sia superiore rispetto alle previsioni e questo porterà necessariamente a correzione di bilancio. Lo ripeto, perché nel 2024 non c'è più la sospensione delle regole di bilancio europeo, ma entrano in vigore quelle nuove e sono regole particolarmente restrittive per il nostro Paese. Alcune misure di questa manovra valgono solo fino al 31 dicembre 2024 e dal 2025 torna tutto come prima? Il taglio del cuneo contributivo è prorogato e questa è una scelta sicuramente positiva, ma solo fino a dicembre del 2024 e quindi se non si trovano 11 miliardi dal 2025 le buste paga saranno più leggere. La riforma IRPEF, l'accorpamento dei primi due scaglioni, è prevista ancora una volta solo per il 2024. Se non si trovano 4 miliardi e 2 dal 2025 si ritorna al vecchio sistema, ma persino il taglio simbolico di 20 euro del canone RAI vale solo per il 2024, vale solo per il 2024 la maxi deduzione IRES per il costo del lavoro, quindi gran parte delle misure più significative di questa legge di bilancio sono finanziate solo per l'anno prossimo. Ascoltiamo cosa ha detto il senatore Misiani sul tema delle pensioni. Il tema previdenziale è naturalmente molto, molto delicato, è chiaro che ci sono degli equilibri di bilancio da mantenere, infatti io sono sempre rimasto molto perplesso da chi prometteva da un giorno all'altro di smontare la riforma Fornero, di fare quota 41, però sono cose che non abbiamo raccontato noi, erano parte della campagna elettorale dei Fratelli d'Italia e della Lega. La legge di bilancio in realtà va in una direzione esattamente opposta. Perché gli strumenti di flessibilità che erano stati introdotti in passato, APE sociale piuttosto che opzione donna, diventano più difficili. Aumenta di un anno da 60 a 61 l'età per chiedere opzione donna, 5 mesi in più invece per APE sociale, ci sono molti più paletti su quota 103 che viene prorogata, ma in realtà con il ricalcolo contributivo, con un tetto più basso per le pensioni e poi c'è lo scherzetto, non saprei come definirlo altrimenti, che subiscono oltre 700.000 dipendenti pubblici che vedranno tagliate anche fino al 25% le loro future pensioni se decideranno di andare in pensione con 64 anni di età e 20 anni di contributi. Ora, è chiaro, lo ripeto, è giusto perseguire l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico, però
fare cassa, come il governo aveva già fatto l'anno scorso tagliando l'indicizzazione delle pensioni, e quest'anno con queste misure non mi sembra il massimo per milioni di pensionati o di lavoratori che hanno maturato legittimamente il diritto di andare in pensione. E dopo le osservazioni, le proposte, cosa si può fare di più? Beh, sul tema del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi ci sono cose che possono essere fatte a costo zero. Il taglio del cuneo è positivo, costa molto e vale solo per il 2024. Una legge sul salario minimo, come prevista in 22 paesi su 27 dell'Unione Europea, ma non in Italia, aiuterebbe oltre 3 milioni di lavoratori e di lavoratrici sottopagati a migliorare la loro condizione e non costerebbe un euro allo Stato. Così come non costerebbe un euro allo Stato qualche norma che aiuti e spinga le parti a rinnovare i contratti di lavoro scaduti. Oltre metà dei lavoratori dipendenti ha contratti scaduti che in molti casi hanno perso molto potere d'acquisto in questi due anni di inflazione molto, molto elevata. Anche le scelte in materia di politica energetica potevano e potrebbero aiutare molte famiglie a risparmiare sull'energia. Il governo ha deciso di mantenere le date inizialmente previste per il passaggio dalla maggior tutela al mercato libero per 5 milioni di famiglie. Una proroga avrebbe aiutato ad informare meglio questi consumatori e ad evitare per molte di queste famiglie una possibile stangata sulle loro bollette del gas e dell'elettricità. Quindi, per difendere il potere d'acquisto si possono fare molte cose a costo zero che il governo ha deciso invece di non fare. Anche sulla crescita si possono utilizzare diversamente i soldi. E ora le proposte sul fronte pensioni. Allora, sul fronte delle pensioni è chiaro che nessuno è in condizioni di promettere mari e monti, però i due strumenti di flessibilità che ho indicato, che sono anche poco costosi, APE sociale e opzione donna, lì si doveva, a nostro giudizio, lasciare invariati. Quello che servirebbe per il sistema pensionistico è una riforma complessiva, però, perché altrimenti chi parla di superamento della Fornero fa solo chiacchiere. Se vogliamo superare la Fornero bisogna rifare i conti, vedere quelli che sono gli andamenti demografici e costruire un sistema che permetta di andare in pensione prima, naturalmente ricevendo pensioni inferiori perché il sistema deve mantenere un equilibrio, e recuperando la flessibilità che era nello spirito della riforma del 1995. Se c'è un limite della legge Fornero è questa età molto rigida, 67 anni, valida per tutti, a prescindere dal lavoro che fai e a prescindere dalle tue scelte di vita. E sempre in tema di pensioni, uno sguardo al futuro delle nuove generazioni. No, io credo che bisogna sempre essere fiduciosi nel futuro di questo paese che ha delle energie straordinarie. Detto questo, alcune scelte vanno fatte subito prima che i problemi esplodano in futuro. Per i giovani ci sono due temi da affrontare. Il primo è l'integrazione al minimo che era prevista con il vecchio sistema retributivo e non è prevista invece col sistema contributivo. Però il rischio è che molti giovani abbiano pensioni da fame, perché hanno carriere contributive discontinue, lavori pagati poco e quant'altro. Secondo punto è il secondo pilastro. Finché tantissimi lavoratori dipendenti in particolare, ma anche autonomi, non si creano o non aderiscono a un fondo pensione che integri la pensione pubblica, rimane il rischio di pensioni molto basse in futuro. Spingere verso l'adesione al pilastro integrativo è un'operazione win-win per il Paese. Aiuta quei lavoratori, aiuta il mercato finanziario, aiuta anche l'economia reale italiana. Andiamo avanti e continuiamo ad approfondire il tema della riforma fiscale che si sta realizzando in questi mesi con l'approvazione dei decreti attuativi. Ascoltiamo le parole dell'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera dei Deputati. Nel 2024 c'è la volontà sicuramente di estendere questa misura e magari ampliarla anche per esempio ai contributi, perché si è visto che rateizzare le imposte sicuramente è utile. L'acconto di novembre era una sberla, c'era tante aziende che facevano i prestiti in banca per pagare l'acconto di novembre, e invece diciamo il governo è intervenuto sostanzialmente permettendo il pagamento al 16 gennaio in un colpo solo, senza interessi oppure in 5 rate. Adesso si tratta di aumentare la platea, quindi salire di fatturato,
Io credo che si potrebbe ragionare veramente su tutti e al contempo magari cercare di estenderlo anche ai contributi IMSS, artigiani e commercianti, perché questo sarebbe sicuramente un'ulteriore iniezione di liquidità. In generale, tutte le assunzioni in aumento nel 2024 rispetto al 2023 saranno scaricate a livello di costo non al 100% ma al 120%. Quando si parla di giovani inferiori a 30 anni, di età inferiore a 30 anni, lavoratrici madri, diversamente abili o ex percettori del reddito di cittadinanza, la deduzione è il 130%. Quindi orecchia il superammortamento dei beni strumentali ed è una norma che potrebbe in qualche modo cominciare nel 2024, magari crescere in termini di percentuale per avvicinarsi di più al superammortamento o all'iperammortamento e poi diventare magari a regime proprio in sostituzione in questo caso dell'ACE che è stato abolito. E ora andiamo dall'onorevole Emiliano Fenu, Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Finanze alla Camera, sul concordato preventivo. Il rischio che si sta delineando, abbiamo visto insomma un paio di giorni fa, è stata pubblicata la versione definitiva del decreto legislativo del governo, quello collegato alla riforma fiscale, che ha un po' definito quello che sarà il concordato preventivo biennale. Perché ho detto che è il rischio che sia da una parte un condono preventivo, perché c'è la possibilità che per chi evade diciamo in maniera sistematica e abituale l'offerta del fisco di pagare una cifra comunque inferiore a quella realmente evasa potrebbe essere trovato conveniente, insomma potrebbe essere conveniente per questo tipo di contribuenti. Questo da una parte. Per la stragrande maggioranza delle partite IVA di fatto si sta traducendo, perché già lo vediamo, in un tentativo di estorsione di Stato, non in un'estorsione di Stato, in un tentativo, perché è molto probabile che il concordato preventivo biennale farà la fine che ha già fatto 20 anni fa, quando già venne proposto dall'allora ministro Tremonti, cioè i contribuenti non troveranno nessuna convenienza ad aderirvi, però anche se non vi aderiranno, anche se sarà un flop, nel frattempo il concordato preventivo un danno già lo farà, già lo sta facendo, basta leggere anche le pagine dei quotidiani di oggi e di alcuni commentatori economici. Già il concordato preventivo avrà l'effetto di peggiorare quello che è il calendario fiscale di contribuenti e di professionisti che soltanto a metà giugno avranno la disponibilità del software da parte dell'Agenzia delle Entrate, un software che dovrà compilare il contribuente o il suo professionista, e una volta compilato ci sarà un calcolo da cui diciamo emergerà una proposta di adesione al concordato preventivo biennale. Quindi il contribuente dovrà fare questo adempimento in più nel pieno delle dichiarazioni dei redditi e entro il 15 ottobre, e quindi con la stessa scadenza dell'invio della dichiarazione dei redditi che già è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, che ricordo era il 30 novembre, dovrà fare la dichiarazione dei redditi e decidere se aderire o meno alla proposta del fisco. Ecco, questo è il regalo che già è certo ci sarà da parte del governo ai contribuenti, quindi un peggioramento dello scadenzario del calendario fiscale e anche diciamo un tentativo di estorsione, perché sappiamo bene che chi non accetterà la proposta del fisco e sarà iscritto nelle liste dei contribuenti a rischio, quindi che potrebbero subire un accertamento da parte del fisco. Quindi questo è quello che succederà. Sarà contemporaneamente anche un flop, perché non si riesce a vedere quella che è la convenienza per il contribuente. Voi pensate che il contribuente dovrà decidere adesso di pagare un maggior reddito, perché per forza di cose dovrà essere maggiore rispetto al passato, per 2 anni. Con quello che abbiamo visto sta succedendo nel mondo e nell'economia negli ultimi anni, cioè purtroppo ogni pochi mesi c'è un piccolo cigno nero, una
novità, insomma, non positiva, che fa male all'economia e fa male alle imprese. Quindi uno dovrebbe prevedere un reddito per 2 anni con la possibilità, che potrebbe essere anche molto concreta, di vedersi ridurre questo reddito e nonostante questo dover pagare comunque un'imposta maggiorata. Ecco, questo è solo uno degli elementi che probabilmente condurranno i contribuenti a non accettare questo tipo di proposta. Sempre in tema di concordato, il suo giudizio sulla validità del concordato come metodo di contrasto a fenomeni elusivi. I fenomeni elusivi non si comprende come li voglia contrastare con uno strumento di questo tipo, che di fatto è una riedizione di uno strumento che è già ben conosciuto dai contribuenti, che sono i modelli ISA o i vecchi studi di settore. Io mi chiedo come una partita IVA, come possa pensare il governo, che una partita IVA che in tutti questi anni precedenti, pur rischiando l'accertamento, non si è mai adeguata al voto massimo, diciamo, al voto di 8, quindi alla congruità dei modelli ISA, quindi fino adesso non si è adeguata, nonostante l'adeguamento comportasse pressappoco gli stessi vantaggi che adesso si promettono con il concordato preventivo. Quindi non si capisce perché ora una partita IVA dovrebbe adeguarsi al concordato preventivo e pagare quindi di più, tra l'altro per 2 anni, senza averlo mai fatto prima. Quindi sinceramente non si capisce in che modo questo strumento possa essere considerato efficace ai fini del contrasto all'evasione. Ma guardi, noi non è che stiamo facendo il tifo contro il concordato preventivo. Semplicemente stiamo facendo gli stessi ragionamenti che fanno molti commentatori, ma anche le associazioni degli ordini, dei principali ordini professionali. Cioè stiamo semplicemente vedendo quelle che sono le proposte del governo e contribuenti, stiamo ragionando un po' da professionisti, perché io sono anche commercialista, e vedendo che a queste condizioni io come commercialista mai consiglierei a un mio cliente di aderire al concordato preventivo biennale. La stessa cosa immagino la faranno gli altri consulenti, gli altri professionisti, perché non c'è nessun tipo di convenienza. Ricordo che l'eventuale fissazione, quindi l'eventuale stabilizzazione di reddito e imposte, riguarda soltanto le imposte dirette, non riguarda l'IVA. Quindi il contribuente che aderisce comunque potrebbe essere accertato ai fini IVA. E questo è un altro elemento che diciamo esplica meno appeal per uno strumento di questo tipo. Quindi non si capisce veramente in che termini possa essere utilizzato come strumento di contrasto all'evasione. Il contrasto all'evasione, come si fa? Noi le proposte le abbiamo già fatte, diciamo che l'esperienza ci ha fatto vedere anche che sono proposte efficaci. La prima proposta è molto semplice ed è la promozione del contrasto di interessi, e questo lo si fa quando si rende più facilmente fruibile, ad esempio, una detrazione. L'abbiamo visto con i bonus tanto contestati, i bonus edilizi, però l'effetto principale che hanno avuto questi bonus è far emergere il nero, nel senso che i contribuenti avevano interesse a che la fattura venisse emessa. Un altro modo, un'altra modalità è ad esempio far fluire le detrazioni ordinarie nell'immediato, anche con il rimborso diretto. In questo modo, ad esempio, il contribuente che va dal medico specialista ha un interesse a chiedere subito la fattura, subito la ricevuta, perché non deve aspettare forse un anno e mezzo all'invio della dichiarazione dei redditi per recuperare il 19% della detrazione, ma può avere subito questa detrazione con un accredito diretto sul conto corrente. Questo è il cashback fiscale, che è stata una proposta che è stata accolta anche dal governo Draghi, che infatti l'aveva inserita nella versione definitiva della sua proposta di riforma fiscale, mentre è stata senza giustificazioni eliminata, forse per motivi ideologici, non si capisce, eliminata dal governo dalla sua proposta. Ecco, il contrasto di interesse. Quindi quando il contribuente ha un interesse perché il suo, diciamo, chi gli ha offerto il servizio, chi gli ha fornito un servizio, ammetta subito la ricevuta e dichiari quell'importo perché riceve subito il beneficio, questo è un contrasto di interessi che fa emergere l'evasione fiscale. Oppure, termino, anche se gli esempi, diciamo, e gli strumenti sono tanti, oppure ridurre l'uso del contante e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tracciabili, perché
a parte tutte, si citano studi di enti, anche il centrodestra, la maggioranza, che non è vero che l'uso del contante è legato all'evasione fiscale. Guardi, faccio semplicemente un discorso di buon senso. Il contante è uno strumento occultabile. Poiché è uno strumento occultabile, quindi anche al fisco, è molto banale pensare che è lo strumento ideale per occultare, ad esempio, redditi, se non attività illecite. Ecco, ridurre l'utilizzo del contante, quindi il tetto al contante, e stimolare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, sicuramente questo è un elemento, una misura che potrebbe contrastare l'evasione fiscale. Il concordato preventivo biennale aggiunge complessità a un sistema tributario che è già tanto complesso e che purtroppo questa proposta di riforma fiscale di questo governo sta stratificando ulteriormente. Lo vediamo anche nei giornali di oggi dall'ulteriore moltiplicarsi delle scadenze fiscali. Infine, un giudizio sulle novità in tema di accertamento. In realtà sugli accertamenti a cui poi conseguono i cosiddetti processi verbali di constatazione, il contraddittorio è già un elemento obbligatorio, quindi non è che sia introdotta una grandissima novità. È certo un principio importante che va bene ribadirlo, quindi l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere l'avviso di accertamento, deve sentire le ragioni del contribuente e motivare anche nell'atto di accertamento il diniego di queste ragioni, quindi la non accettazione di queste ragioni. Questo è assolutamente condivisibile, questo aspetto che riguarda la formazione dell'accertamento. È contraddittorio con quello che ad esempio invece succede con gli accertamenti automatizzati, e non parlo solo delle liquidazioni delle imposte, quelle c'è poco da fare contraddittorio, là o hai pagato o non hai pagato e quello viene registrato quando viene registrato dall'Agenzia delle Entrate. Concordato preventivo è una forma di autoaccertamento, quindi il contribuente compila un software e gli accerta un reddito presunto. Ecco qua il contraddittorio, ad esempio, non può esserci. Non può esserci perché il software viene reso disponibile a metà giugno. Nel marasma delle dichiarazioni dei redditi, i commercialisti dovranno compilare questo software, da cui verrà fuori una autoproposta praticamente di adesione, e entro il 15 di ottobre il contribuente dovrà decidere se aderire o meno. Quindi qua il contraddittorio non esiste. Ma anche se fosse previsto sarebbe assolutamente realizzabile, perché mi chiedo come possa fare l'Agenzia delle Entrate, che è già gravemente sottodimensionata, e purtroppo andare all'Agenzia delle Entrate in questo periodo purtroppo ricorda molto la sala d'aspetto dell'Agenzia delle Entrate, è quella di un pronto soccorso. E quindi è impossibile, quasi impossibile per i contribuenti e per i professionisti avere risposte ordinarie da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi figuriamoci quanto sia possibile intavolare un contraddittorio per 4 milioni di partite IVA che si sono calcolati col software una proposta di adesione al concordato preventivo. Quindi da una parte di fatto si ribadisce un principio che già esisteva nella formazione degli avvisi di accertamento, dall'altra invece si fa un accertamento di fatto di massa a 4 milioni di partite IVA in cui è preclusa qualsiasi possibilità per il contribuente di portare all'amministrazione finanziaria qualsiasi motivazione che ad esempio possa in qualche modo correggere quello che è il calcolo imposto da questo software. Abbiamo ascoltato i punti di vista del governo, del Parlamento, dell'amministrazione finanziaria. Quello che è chiaro è che questo 2024 sarà un periodo di intenso lavoro per coloro che dovranno sbrigarsela tra tutte queste novità normative. E allora, in chiusura, voce ai protagonisti di questo lavoro. Microfono a Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, su un tema caro alla categoria, la responsabilità del collegio sindacale. Allora, innanzitutto bisogna pensare che c'è stata un'evoluzione nel sistema dei controlli dell'impresa, per cui in realtà all'inizio vi era un controllo, anche perché era più semplificata la richiesta di controllo da parte del collegio sindacale, ma via via sono nate nuove figure. Però a livello legislativo
obiettivo, in realtà è come se tutta la responsabilità si focalizzasse sempre comunque sul collegio sindacale, anche laddove le situazioni sono complesse. Devo dire che ultimamente sono uscite le linee guida del Consiglio Nazionale sull'attività del collegio, e anche su questo io ho avuto delle perplessità, perché in realtà per le non quotate si è creata un'impostazione come per le società quotate. Invece secondo me quello che deve essere fondamentale è comprendere la tipologia di controllo, e questo lo deve fare anche il legislatore. Vi è un emendamento che è molto importante, perché comunque determina a livello di responsabilità economica, limita la responsabilità del sindaco, e questo è un elemento importante, perché noi abbiamo assistito a richieste milionarie a fronte poi di compensi relativi per il professionista. Tra l'altro richieste milionarie che molto spesso poi si concludevano con degli accordi molto più contenuti, perché tenendo anche conto del reddito che può avere un professionista. Però credo che vada anche in questo caso un attimo analizzato anche da noi che ci occupiamo sul campo di queste problematiche, perché quell'emendamento presenta delle criticità per quanto attiene i termini di prescrizione, e quindi è importante che ci sia un confronto, e un confronto attivo, in modo che l'emendamento costituisca veramente un punto di partenza nuovo per noi che dobbiamo agire sul campo. Pensi che la responsabilità è così rilevante anche a seguito della riforma della crisi di impresa che molte assicurazioni si rifiutano di assicurare, quindi diventa una problematica non indifferente e un onere importante per il professionista, ma anche perché con la riforma della crisi d'impresa ancora di più sono stati ampliati gli ambiti di responsabilità e non sono definiti, non sono chiari fino in fondo. Io credo che un tavolo di lavoro che magari riordini i sistemi di controllo e tutto l'attività dei vari organi di controllo che ci sono, rendendo il collegio sindacale organo di secondo livello, cioè che controlla l'efficacia di tutto il sistema dei controlli, sia una visione moderna del collegio sindacale, che è un po' quello che sta avvenendo in realtà per le società quotate. È importante la responsabilità e il ruolo, perché ricordiamoci che c'è stato un ampliamento anche alle SRL che hanno determinati parametri dell'obbligo dell'inserimento dell'organo di controllo che prima non c'era. E qui si pongono diverse problematiche importanti, ampliando anche sul campo le responsabilità. Io parlavo settimana l'altra con dei giudici per poter organizzare le nomine di colleghi che siano disponibili a essere nominati dal tribunale, perché l'azienda di per sé stessa, la società, non è riuscita a trovare professionisti che per il rischio che assumono siano disposti a rivestire questo ruolo per quelle società. Quindi, come vede, di criticità ce ne sono diverse. Siamo in cambiamento su tutto. Per l'impresa vi è un cambio sostanziale derivante dal fatto che oggi non si chiede più soltanto la capacità di produrre reddito, ma un contenuto valoriale grazie anche agli ESG. Credo che una profonda riflessione, ma in modo innovativo, a brainstorming, non continuando ad cercare di migliorare quello che già c'è, credo che nell'ambito delle responsabilità del collegio sindacale sia fondamentale proprio per l'efficacia del sistema.
E ora Luca Asvisio, presidente dell'Ordine di Torino, sul ruolo degli ordini e la riforma fiscale. La rivoluzione fiscale tanto attesa, in realtà a causa di un momento nel quale non c'è grande disponibilità da parte dello Stato a poter spendere per una riforma effettiva, in realtà è forse meno rilevante di quella che ci si attendeva. Tutte le norme che si potevano sperare di avere e che forse avremmo voluto volentieri chiamare come manovra Leo, così come dandogli una rilevanza particolare, in realtà non si sono potute attuare. In ogni caso c'è una grande aspettativa da parte degli ordini, ma soprattutto degli iscritti, che spesso si lamentano con le attività o con le rappresentanze politiche di categoria su quello che è il rapporto tra fisco e contribuente, ovviamente sempre mediato dalla nostra figura di dottori commercialisti, che in qualche modo siamo strettamente collegati e anche nel dialogo, spesso insegnando in qualche modo una modalità di dialogo tra i commercialisti, appunto, tra gli imprenditori e l'Agenzia delle Entrate. È spesso un dialogo che alle volte è sordo sia da una parte che dall'altra, però sul quale noi cerchiamo di lavorare in maniera magari anche impegnata e anche mettendoci tutta una sorta di responsabilità che non abbiamo mai negato al nostro Stato, sia nel momento in cui abbiamo aiutato ad informatizzare in maniera gratuita tutto il sistema dichiarativo fiscale, sia dall'altra parte, oggi, per cercare di fare in modo che spesso noi considerati amici degli evasori in realtà non lo siamo, ma dall'altra parte abbiamo necessità che il fisco migliori da una parte, ma anche la spesa sulla pubblica amministrazione migliori. Non so se avete letto proprio negli ultimi giorni il fatto che esiste un livello di evasione elevatissimo, ma dall'altra parte esiste anche un livello di disefficienza dello Stato rilevantissimo. È chiaro che uno dovrebbe capire se viene prima l'uovo o la gallina. Noi possiamo fare il nostro aiutando gli imprenditori a pagare le giuste tasse, dall'altra parte forse lo Stato dovrebbe rendersi in qualche modo più efficiente. Si sta parlando in maniera abbastanza rilevante di un nuovo calendario fiscale che è uscito col decreto legislativo dell'8 gennaio, che dovrebbe in qualche modo fare in modo che i nostri studi non siano bloccati tutto l'anno sui dichiarativi fiscali, ma abbiamo anche l'opportunità di sviluppare un po' di attività. Oggi con le dichiarazioni al 30 novembre, in realtà, ripeto, dal aprile a novembre i nostri studi sono bloccati, anche riprendendo gran parte delle dichiarazioni fiscali. Con l'anticipazione al 30 settembre, in qualche modo si sta cercando di fare qualche cosa anche di più bloccato, ma non tutti la ritengono una vittoria, perché spesso si spererebbe di avere più tempo per poter fare i dichiarativi. Io alle volte mi sento contrario alle visioni di alcuni nostri iscritti e ritengo che noi dovremmo cercare di chiudere un pochino le dichiarazioni prima, in maniera tale da avere più tempo per poter lavorare per i nostri clienti dopo, anche in termini di programmazione. Su questo purtroppo non siamo tutti d'accordo, ma bisogna anche ricordare che, così come si è detto purtroppo poco tempo fa in un convegno sulla crisi d'impresa a Napoli, il mondo sta cambiando. Ci sarà una crescita esponenziale delle grandi aziende, così come capita nel resto del mondo, con una riduzione progressiva di quelle che sono sempre state le principali aziende del territorio, cioè le piccole e medie imprese, e di questo purtroppo subiremo anche noi un effetto, che è quello di avere magari meno lavoro nel mondo tributario, prettamente tributario, o di presentazione di bilanci, ma dall'altra parte ci permetterà, se saremo capaci, di provare dei nuovi spunti di attività, e su questo il mio ordine sta lavorando, in maniera tale da svilupparsi, perché così come ci sono delle crisi, dalle crisi bisogna trovare delle occasioni in nuovi ambiti, che sono un po' quelli che diceva anche prima la
amica Marcella Caradona, ma che sono veramente ampi nella revisione da una parte, nei controlli di gestione, nell'internazionalizzazione, nel sviluppo dell'ISG. Quindi in questo caso i nostri ordini devono pensare che il mondo cambia, spiegare ai nostri iscritti che quelle attività sulle quali abbiamo lavorato per tanti anni non devono essere buttate a mare, ma gioco forza si ridurranno e magari i nostri ordini potranno permettere questa transizione verso nuove attività, ma anche tra la collaborazione tra i giovani che oggi non sono più in grado di aprirsi uno studio ex novo, verso magari nuovi studi, ampliamenti, certo, collaborazioni, fusioni, che sono a mio parere la sfida sulla quale noi presidenti degli ordini dobbiamo sviluppare la nostra attività per il futuro. Su questo, perfetto, io penso che la centralità degli ordini sia fondamentale, che debba essere assolutamente preservata, che non si possa pensare a un presidenzialismo come si sta anche in qualche modo adombrando nel mondo del Consiglio nazionale, perché veramente le strutture nostre funzionano se esiste una base, se sono degli ordini territoriali più grandi, più piccoli, e magari questi ordini territoriali grandi e piccoli possano collaborare all'interno di coordinamenti regionali, da questi si possa avere una valida visione a livello nazionale che non sia autonoma e autoreferenziale, ma che sia di inclusione anche nel momento in cui si vada a fare delle scelte legali, sulla legge, quindi sulla modalità di interlocuzione con il legislatore, in maniera tale da fare in modo di fare delle norme che siano intellegibili e non, come dire, bloccate come abbiamo oggi. Guarda, proprio in questi giorni mia figlia ha dato l'esame di tributario. Si è stupita dicendomi: ma che tipo di attività fate sulla quale non c'è certezza, ci sono mille tipologie di reddito, mille tipologie di detrazione di deducibilità? Sono modalità sulle quali noi abbiamo lavorato, anzi non dobbiamo sputare sul piatto, perché spesso il cliente ci preferisce rivolgersi a noi che studiarsene da soli. Però è un mondo sul quale gioco forza dovremmo confrontarci in futuro. E io, certo, mi auguro che occasioni come queste, che vedono rappresentanti di ordini, importanti giornali di settore e magari, come vedo, anche rappresentanti delle nostre casse di previdenza, visto che è il futuro delle nostre pensioni, deriva anche dal fatto che le nostre attività siano appealing nei confronti dei giovani, che dobbiamo confrontarci e trovare una soluzione. E infine Enrico Terzani, numero uno dell'Ordine di Firenze, al quale abbiamo chiesto di spiegarci cosa è la cooperative compliance e un commento su alcune delle principali novità di questa riforma fiscale. In sostanza, ecco, è una delle grosse novità di questa riforma fiscale ed è una sorta di accordo preventivo che viene sottoscritto fra l'agenzia e il contribuente, con l'intervento di un professionista, in particolar modo di un dottore commercialista e di un avvocato. Allo Stato questo istituto è un istituto riservato soltanto a delle aziende che hanno un fatturato molto importante, si parla di aziende che hanno sostanzialmente un fatturato superiore al miliardo di euro, quindi per ora pochissime aziende, però è un istituto che poi successivamente è destinato, diciamo in via facoltativa, può essere applicato anche dalle società che hanno un fatturato inferiore a questo limite, che naturalmente appare molto elevato, ma naturalmente un domani, un futuro, è prevista una scalettatura a decrescere di questo importo. È un accordo che consente praticamente, come ho detto, con l'intervento di un rappresentante della nostra categoria, di poter comunque eliminare il cosiddetto rischio fiscale o perlomeno di attenuarlo, perché quando, appunto, come diceva Marcella, noi siamo chiamati a ricoprire i ruoli di collegio sindacale, ma aggiungo anche di membri degli organi di vigilanza, i famosi OIV, naturalmente siamo chiamati ad esprimerci su quello che è un rischio per l'azienda. I rischi per un'azienda sono tanti, diversi, uno è il rischio, appunto, quello fiscale, ma ci sono anche dei rischi che riguardano, per esempio, il rischio mercato, il rischio tassi, il rischio cambi, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che riuscire a mitigare un rischio fiscale
è come dire, un passo avanti anche per un collegio sindacale che può vedere, diciamo, ridursi il rischio fiscale nell'ambito dell'azienda alla quale è chiamato a svolgere le sue funzioni. Proprio di recente, appunto, in un consiglio di amministrazione, in un collegio sindacale nel quale siedo, appunto, è stato dato uno dei primi incarichi su base volontaria e non obbligatoria di redigere questa cooperative compliance per cercare appunto di mitigare questo rischio di carattere fiscale. È evidente che lo spirito è quello di evitare accertamenti, evitare contenziosi, perché naturalmente non solo questo istituto va in questa direzione, ma anche altri istituti andranno necessariamente in questa direzione. È vero infatti che in Italia il livello di evasione rimane elevato, come ci hanno detto giustamente nei vari convegni i nostri rappresentanti, il Ministero delle Finanze, ma è anche vero, come dice appunto, come ha detto il collega Luca Svisio che mi ha preceduto, che anche la pubblica amministrazione non è che dimostri una grossa efficienza. Un esempio per tutti c'è nel recupero delle imposte già dichiarate dai contribuenti, magari inserite nelle dichiarazioni fiscali, che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione molte volte non riesce a incassare, perché naturalmente i passaggi burocratici sono tanti. Quindi è evidente che questo istituto va nella direzione di cercare di eliminare il contenzioso, cercare di far sì che le aziende spontaneamente facciano emergere base imponibile fiscali che potrebbero generare altri crediti irrecuperabili. Vi faccio soltanto appunto l'esempio del monte crediti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. In uno Stato come il nostro, che ha un debito pubblico di 2.800 miliardi, i crediti dell'Agenzia delle Entrate sono circa 1.000 miliardi, quindi meno del 50% sono i crediti fiscali. Questo significa che probabilmente la macchina dello Stato non è così efficiente nella riscossione. Molte volte appunto i processi di riscossione sono lenti, farraginosi e lunghi e rischiano appunto di non raggiungere il proprio obiettivo. Ecco quindi che degli strumenti come quello appunto della cooperative compliance oppure anche dell'accertamento biennale concordato preventivo possono aiutare l'emersione di una parte dell'evasione, ricorrere a strumenti tipici del diritto tributario, quali sono appunto gli accertamenti bancari e gli accertamenti sintetici. Siamo giunti al termine di questa puntata dei forum CNPR, gli eventi organizzati dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Questa puntata, che lo ricordo era la numero 109, è stata dedicata al Forum Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili organizzato da Italia Oggi, un evento di approfondimento sulla legge di bilancio 2024 e le novità della riforma fiscale. Ringrazio i protagonisti che sono intervenuti ai nostri microfoni e i colleghi della redazione che hanno contribuito alla realizzazione di questo appuntamento ricco di informazioni, di notizie e di novità. Noi siamo al termine e ringrazio anche voi che ci avete dedicato la vostra attenzione e ci seguite ogni settimana. Ci vediamo al prossimo appuntamento con i forum e non mancate.